stampata una oggi, ho rifatto la mia mappa mentale delle cose da fare nei prossimi mesi. Vediamo se riesco Dai. a staccarla. Sì, Perché io ho spostato il mio qua. L'avevo fatta con Xmind, sviluppo studente felice. Allontanalo un po' che non si vede niente. Sviluppo studente felice con le cose da fare, la contabilità, i nuovi prodotti, il team, cosa fare nel marketing, cosa fare in tutte le altre attività di studente felice. E l'ho appesa sull'armadio in modo. Utilizziamo le mappe mentali anche nel lavoro, chiaramente, perché comunque una mappa mentale non serve soltanto per studiare. Bellissima, brava Anna, fatti 5 virtuale, Grazie, ho bravissima. fatto Però la mappa. Cosa fare in realtà l'utilità delle mappe mentali non consiste soltanto nel permetterci di memorizzare le cose nel lungo periodo, organizzare il pensiero, non soltanto questo. Nello studio, una cosa molto importante, di quale in realtà abbiamo parlato prima, è l'organizzazione. Qual è il problema? Almeno io, lavorando tanto con i ragazzi delle superiori, appunto, qual è il problema principale alle superiori, soprattutto in questo periodo dell'anno scolastico, oltre a saper gestire le emozioni, chiaramente? Il problema è la pianificazione, l'organizzazione, cioè tante volte mi trovo appunto in questo periodo dove ho tantissime cose da fare, dove da un giorno all'altro capita che mi dicono domani facciamo la verifica di storia su 60 pagine. Ok, e quindi se io non ho studiato prima, se io non mi sono portata avanti, non mi sono organizzata con lo studio, non l'ho spalmato come si suol dire, no? Nelle giornate precedenti, mi ritrovo davvero con 60 pagine di studio da fare per il giorno dopo. Però magari io per il giorno dopo non ho soltanto quella verifica da preparare, ho anche un'interrogazione e dei compiti da fare. E quello è un grande problema. Quando tu inizi a studiare con le mappe mentali, cioè per fare una mappa mentale, intanto quando tu sei a scuola, quando sei in classe, quando sei durante un corso di formazione, per esempio, come fai Irina, prendi le appunti con le mappe mentali, ok? Torni a casa e dal tuo libro subito, giorno stesso, no? Senza far passare le settimane, perché a scuola hai utilizzato la memoria breve, non la memoria lunga, perché hai ascoltato nell'acquisire le informazioni. Torni a casa e aggiungi i rami, la colori, la mappa, aggiungi le parole chiave, apri il libro, ok? Subito, ma lo fai subito quel giorno lì. In questo modo, man mano che tu vai avanti, continui a fare le tue mappe, quindi le metti in una busta, cominci a organizzare anche lì su questo concetto, diamo dei consigli ai ragazzi su come organizzare anche il materiale dello studio, una busta, una cartella, insomma, oppure alcuni ragazzi, tipo alle superiori, tanti fanno al computer le mappe mentali perché comunque hanno tantissimi argomenti più ampi, no, rispetto alle medie, rispetto all'elementare, chiaramente. Quindi dipende, quelle sono preferenze su come farle. Comunque, organizzo queste mappe, me le metto tutte insieme, le mappe mentali insieme a flashcards, che è un altro strumento per memorizzare, e poi per prepararmi per una verifica, anche se oggi mi dovessero dire, guarda che domani tu hai una verifica di 60 pagine di storia, domani la prima ora facciamo la verifica, dico ok, non, e non sono minimamente preoccupata perché io so che per prepararmi per questa verifica non devo rileggere 60 pagine, ripeterli e memorizzarli, leggendo, ripetendo. 60, per rileggere e ripetere 60 pagine, quanto tempo mi serve? Tantissimo. E comunque non riesco a farlo, comunque non riesco a memorizzare 60 pagine in un pomeriggio di studio. In più questa cosa qui mi genererebbe stress. Invece io cosa faccio? Anziché fare stressarmi, mettermi in ansia, prendo tutte le mie belle mappe mentali, le apro, li riguardo, dato che è uno strumento che mi ha permesso di memorizzare nel lungo periodo, mi ricordo tutto perché per fare una mappa sono stata io a elaborare, io nel senso ogni persona, no, che fa la mappa, a scegliere le parole chiave, a fare quel percorso, a mettere quel concetto, memorizzarlo in un lungo periodo, per cui io ho soltanto bisogno di ripassare quelle che sono le mappe e i concetti nella nostra mente si aprono con le parole chiave, effettivamente.
magari ci saranno alcune mappe dove, non so, un ramo o due rami, questo concetto non me lo ricordo molto bene. Cosa faccio? Riapro il libro, vado a riguardare questo concetto, aggiungo qualche parola chiave che magari mi manca per comunque memorizzare al meglio il concetto, aggiungo le immagini e sono a bolla. Ok, e basta, ho finito. E quindi per prepararmi per una verifica, effettivamente, non ho bisogno di passare un pomeriggio e viverlo con tantissima ansia, con tantissimo stress. Ok, anche questo, perché in realtà l'obiettivo non è soltanto studiare, non è soltanto ottenere dei buoni voti. Quando all'inizio di questa diretta vi abbiamo letto il messaggio di Giacomo, certo che siamo felicissime del fatto che lui sta prendendo dei buoni voti nello studio, ma molto, molto, molto felice per questa cosa. Però in realtà la cosa per la quale sono ancora più felice è per come lui sta, è per come lui sta vivendo lo studio adesso. Perché anche quello è molto importante. Tante volte quando parlo con le ragazze mi dicono, soprattutto in questo periodo dell'anno, che sono pieni di ansia e molto spesso la cosa che a me dispiace veramente tanto è quando poi arrivano alla fine dei loro studi delle scuole superiori e dicono io non ne posso più, basta, non voglio più sapere niente di studio, non voglio di finire, non vedo l'ora di finire la scuola. È un peccato perché in realtà il bello inizia lì, no? Quando è finita, quando finalmente decidi proprio cosa studiare, di cosa appassionarti. Infatti ai corsi dico sempre, oltre a quelle che studiate a scuola, aprite la mente, cercate le cose che vi interessano, sviluppate le vostre passioni. Se voi siete sportivi, guardate dei documentari che sono solo su quelli, sui sportivi più importanti dello sport che fate voi, non so, sulle loro storie, prendete il libro, consiglio dei libri, magari che ho letto anche io, quindi per aprire un po' la mente, per aumentare un po' la curiosità, no, verso l'apprendimento e anche quello che fanno con noi quando imparano le mappe mentali, quando fanno i corsi di formazione extrascolastici, noi capiscono che effettivamente, ah sì, beh, in effetti ci sono anche dei bei modi di apprendere.